Questo video tecnicamente avrebbe un valore di minimo 1000 euro, ma l'ho pubblicato gratis. Non perdere questa opportunità. Se vuoi riuscire a conquistare una donna con successo, devi assolutamente evitare di commettere i classici errori che commettono la maggior parte degli uomini. E più nello specifico sono quattro errori killer che tarpano le ali a molti ragazzi quando cercano di conquistare una ragazza che gli piace. Sbagliare è umano, ma continuare a sbagliare è da coglioni. Ma il caso non esiste e se sei capitato su questo video è perché per te è arrivato il momento di fare le cose per bene, di smetterla di prendere pali dalle donne, di andare in bianco nonostante i tuoi sforzi e di sentirti continuamente rifiutato. Ti assicuro che una volta che avrai visto questo video fino alla fine, capirai molte cose che miglioreranno esponenzialmente la tua vita sentimentale e sessuale. Quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono un coach, un love coach, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio subito di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video dedicati al mondo della seduzione e alla conquista della donna. Se vuoi capire come conquistare una donna, prima di tutto devi rispettare tre fasi. 1. Rimorchio, ossia la prima fase della seduzione che consiste nell'attrarre una donna. 2. Fase centrale. Il tuo compito in questa fase è quello di instaurare connessione, comfort e fiducia. Fase 3. Sedurre, ossia indurre, grazie al proprio fascino e modo di fare, per avere una relazione di tipo sessuale sentimentale. Il problema è che la maggior parte degli uomini agisce a caso senza rispettare le tre fasi che ti ho appena detto, commettendo i quattro errori killer che vanno a distruggere ogni tuo tentativo di conquista. È inutile che ti compri la macchina nuova, che ti fai un culo così in palestra, che spendi un fottio di soldi per vestirti se poi non rispetti l'ordine delle tre fasi fondamentali della seduzione. Vediamo velocemente i quattro errori che devi assolutamente evitare se vuoi conquistare una donna. 1. Seduzione per prima, cioè partire dalla fine. 2. Comfort e fiducia per primo, ossia partire dal centro. 3. Attrazione senza comfort, partire dall'inizio saltando il processo centrale e puntare direttamente alla fase finale. E 4. Solo attrazione e comfort e quindi rimanere impantanati nella zona amicizia. Bene, questa è la panoramica dei classici 4 errori che dovrai evitare a tutti i costi se non vuoi beccarti un altro rifiuto. Adesso vediamoli nello specifico. Errore numero 1: partire dalla conclusione. Questo è l'errore più comune che commette il principiante. Si concentra nel sedurre una ragazza prima di averla attratta. È come se provi a mangiare un piatto di pasta crudo prima di effettuare il processo di preparazione della cottura, quindi bollire l'acqua, preparare il sugo e mantecare. Mettere la seduzione al primo posto significa, in termini sintetici, sono un perfetto sconosciuto, ti faresti trombare da me? C'è solo un tipo di donna che accetta di venire a letto con te senza nemmeno conoscerti e si chiama escort e la devi pagare. Apro e chiudo parentesi, tutte le donne hanno un costo. Una ragazza non verrà mai a letto con te se prima non ti conosce bene. Non puoi cominciare la seduzione se non generi prima attrazione e comfort. L'errore che commettono i principianti sta proprio nel cominciare dalla fine. Non si preoccupano minimamente di conoscerla e farsi conoscere, ignorando totalmente il comfort. Devi prima farla sentire a suo agio. Quando si trova con te, puoi farlo solo attraverso la conversazione, la simpatia, facendo amicizia e quindi lavorando sul comfort. Anche se le piaci fisicamente ed è attratta dal tuo aspetto fisico,
Questa attrazione viene completamente cancellata nel momento in cui le proponi delle avance sessuali aggressive. Se non ti conosce, non si fida e conseguentemente non verrà mai a letto con te. È importante evitare di telegrafare in maniera prematura un intenso interesse sessuale. Questo può essere fatto nella fase finale della seduzione, non all'inizio. Errore numero 2. Partire dal centro. Alcuni ragazzi sanno che tentare subito di portare a letto una ragazza è sbagliato e non funziona, ma commettono comunque l'errore di concentrarsi prima sul comfort senza aver generato sufficiente attrazione all'inizio. Le ragazze, soprattutto quelle più carine, sono bombardate quotidianamente dal classico bravo ragazzo e questa cosa per loro è una grande rottura di scatole. Pur non essendo offensivi come quelli che ci provano subito facendo avance sessuali, sono altrettanto irritanti. Sono semplicemente troppi bravi ragazzi che l'approcciano tutti allo stesso modo. Se non generi prima attrazione avvicinandola dicendo «Ciao, sono Marco, tu come ti chiami?», le farai avere la stessa sensazione di tutti i bravi ragazzi che ti hanno preceduto. Se una ragazza non è attratta da te, perché dovrebbe importarle come ti chiami? O prendere la briga di ricordarsi il tuo nome? Perché dovrebbe divulgare informazioni personali solo perché tu gliele hai chiesto? Se una ragazza non prova attrazione per te, tentare di costruire comfort la infastidirà. Provare a parlare di te o farla parlare di cose della sua vita o peggio ancora farle un complimento prima che se lo sia meritato sono tutti tentativi di costruzione del comfort. Sei mai rimasto bloccato in una conversazione con un tizio di cui non te ne frega nulla? Allora puoi capire quanto può essere fastidiosa la cosa. Immagina che questa scena si verifica più volte al giorno, quasi tutti i giorni, per anni e anni. Non trovi cosa buona e giusta bloccare queste persone ancor prima che comincino ad attaccarti la pippa? Nel corso degli anni, accumulando esperienza di interazioni con un numero sempre maggiore di bravi ragazzi, le ragazze sviluppano strategie anti-rompiscatole per difendersi e disfarsi da questi attacchi di conversazioni noiose. Approcciando una donna e mostrandoti gentile, le farai capire che vuoi qualcosa da lei e più specificatamente che miri ai suoi favori sessuali. Fondamentalmente, anche se non sei interessato sessualmente, ipotizzerà che lo sei per il solo fatto che l'hai accostata nello stesso modus operandi degli ultimi 100 ragazzi che ci hanno provato durante la settimana. Se non ti concedi il tempo di attrarre prima una donna, non le darai nessun motivo per avere nemmeno una conversazione con te. Si sentirà costretta ad attivare le sue difese anti-rompiscatole. Riserva la costruzione del comfort solo dopo aver generato abbastanza attrazione e non partire in maniera prematura dal centro, la fase 2. Errore numero 3. Partire dall'inizio ma saltare il centro. Ogni cosa che inizia ha una fine ed un centro e nella seduzione il centro è il comfort. Sedurre è la fase finale. E questa fase non arriva finché non avrai generato abbastanza comfort. Se una ragazza intuisce che la stai approcciando solo in base al suo aspetto fisico, ti percepirà esattamente come tutti quanti gli altri uomini che ci hanno provato prima di te. Gli indicatori di interesse di una donna ti fanno capire quando è il momento di passare dalla fase dell'attrazione a quella del comfort. Ho già pubblicato sul mio canale YouTube un video intitolato «Come capire se piaci ad una donna, i 25 segnali più importanti». Se ancora non l'hai visto alla fine di questo video, vallo a vedere. Attenzione! Ricevere segnali di interesse da parte di una ragazza non è un motivo sufficiente per cominciare a ricambiarli. Se le fai capire che sei molto attratto da lei, potrebbe considerarti troppo facile e passare alla ricerca della conquista di un uomo più stimolante. Ecco alcuni esempi di segnali di interesse da parte di una donna.
ti guarda, cerca il contatto fisico, ti sorride, ride alle tue battute, domanda se hai una fidanzata e se le chiedi il numero di telefono te lo lascia. Quello che dovresti fare durante questa fase è di parlare del più e del meno, focalizzando la conversazione sugli argomenti che interessano alla ragazza. Puoi capirlo facilmente domandandole della sua vita. Se per esempio ti dice che le piace il tennis, parlerai di sport. Se ti dice che fa la maestra all'asilo o sta studiando per diventarlo, le dirai che ti piacciono i bambini. Se tenti di sedurre una ragazza prima di aver costruito abbastanza comfort, l'interesse iniziale che ha nei tuoi confronti potrebbe disattivarsi. Per evitare di fallire, devi lavorare bene sulla conversazione prima di passare alla fase della seduzione, altrimenti potrebbe sentirsi a disagio nel momento in cui ci provi. Di solito, per conquistare una ragazza sono necessarie un minimo di 3-4 ore di conversazione fino ad un massimo di 12. Con questo non voglio intendere che devi stare 12 ore di fila con una donna appena conosciuta. La cosa diventerebbe abbastanza pesante anche per te. Ma sommare tutti i momenti che passate insieme, come ad esempio un'ora durante un caffè, 30 minuti di chat su WhatsApp, 40 minuti di telefonata, 3 ore per la cena e via dicendo. Ricordati di non passare alla fase seduzione, ossia provarci, finché non hai trascorso insieme a lei un numero sufficiente di ore di conversazione. Una donna non accetterà mai di baciarti se prima non ti conosce bene. Errore numero 4. Partire dall'inizio ma rimanere impantanati nel centro. Durante la fase del comfort, solo dopo che ne hai generato abbastanza, è molto importante trasmettere l'input che sei interessato a lei dal punto di vista sessuale e per una possibile relazione sentimentale. Se non lo fai, rischi di rimanere incastrato nella friend zone o zona amicizia. Ho già pubblicato sempre sul mio canale YouTube un video intitolato Friend Zone, come evitare la zona amicizia e come uscirne se ci sei già dentro. Nella seduzione, l'amico è colui che non ha dichiarato le sue intenzioni sentimentali con una ragazza con cui ha speso molto tempo per attrarla e conoscerla. Difatti, se non trasmetti alla ragazza l'informazione che sei interessato a lei in senso fisico durante la fase della conoscenza, quindi quella del comfort, c'è la possibilità che non è abbastanza intuitiva per capirlo. Se non generi contatto fisico, se non glielo fai capire con le parole, se non provi mai a baciarla, potresti rimanere intrappolato nella zona amicizia. Se frequenti una ragazza per molto tempo e non ci provi mai, lei potrebbe trovarsi totalmente bene con il tuo modo di agire non sessuale, da preferire le cose che rimangano così. E nel momento in cui finalmente prendi coraggio e fai il tentativo di passare alla fase della seduzione e ti senti dire «ti vedo solo come un amico», allora ti rendi conto che sei incastrato nella friend zone. Non puoi iniziare la seduzione se non hai portato a termine la fase di comfort e non puoi portarla a termine finché non avrai trascorso il tempo sufficiente per conoscerla e farti conoscere. Lei deve trovarsi a suo agio non solo quando parla con te, ma anche quando la baci e non si sente a disagio. Per evitare la zona amicizia, devi provarci senza far passare troppo tempo. Ovviamente lavorando prima bene sul comfort e sulla familiarità. Non avere paura di provarci. Non stai facendo una cosa scorretta. Alla fine dei conti, costruire una relazione sessuale andrà anche a suo beneficio. Arrivati a questo punto, è giusto dire che ci sarebbero tante altre cose da dire. Ed è proprio per questo motivo che ho preparato un webinar totalmente gratuito dove ti spiego passo passo come conoscere e conquistare nuove ragazze senza essere più respinto
e rifiutato. Insomma, ti rivelo tutti i trucchi del mestiere. Quindi se desideri approfondire l'argomento, puoi registrarti al mio webinar gratuito sulla seduzione dal link che trovi nella descrizione di questo video se ti trovi su YouTube o sopra nella bio se ti trovi su TikTok o Instagram. Se hai trovato utile e ti è piaciuto questo video, ti chiedo la gentilezza di mettere un bel like e di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video che pubblico costantemente ogni settimana. E non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.